Ed ora passiamo alla voce vellutata del pop italiano ed internazionale con la nostra dolcissima Amélie. Just for you, sun shines every day. It's a shining for you. Just for you, moon and stars above are still crying. My head is crying out to you. Leaders sink in here now for you. All the angels cry tonight. Something right, I'm taking my chances on you. For you. Compagnia di Giovanni Rosina, produttore e arrangiatore. Ciao Giovanni. Ciao. Parlaci subito dei gruppi con cui stai lavorando, degli artisti su cui ti stai soffermando in questo momento. Allora, adesso in questo momento sono proprio anima e corpo su quello che è stato il mio in realtà primo progetto musicale, cosa prodotta interamente da me. Un artista che si chiama Amélie. È uscito un EP ormai da un po' di mesi e insomma in questi mesi stiamo un po' raccogliendo il frutto della promozione, della distribuzione di questo EP, e per cui
qui adesso stiamo già guardando a quello che potrebbe essere un altro lavoro discografico, un prossimo progetto album. E nel frattempo ho cominciato a lavorare anche su altri progetti che sono ancora in incubazione, per cui magari li vedremo, non so, a metà dell'anno prossimo, cose un po' diverse. Per adesso quindi siamo su questo mondo pop italiano, molto frizzante. Musiche dolci, soft, ma allo stesso tempo frizzanti. Sì. Ci sono queste due, diciamo, anime, una molto frizzante, una molto soft. Un mondo, come ha detto qualcuno, che si può definire amelitico. Il favoloso mondo di Amelie. Esatto. Cosa ne pensi di un'iniziativa come Music on the Road? Ma secondo me ha veramente un grande valore questa iniziativa, perché tutti i gruppi, i cantanti che appartengono alla scena emergente e non, hanno secondo me bisogno di iniziative come queste, perché hanno bisogno di visibilità soprattutto, e di anche proprio del buon materiale, cioè apparire in modo professionale, arrivare già in modo professionale, mentre spesso le band o gli artisti portano in giro magari del materiale un po' scadente, fatto da loro, dagli amici, eccetera. Per cui arrivare con un materiale professionale come quello che si può vedere in questo programma, con secondo me. Con il supporto anche di una struttura come quella del Live di Trezzo, che naturalmente ha un palco di prestigio che ben si presta e si adatta a questo scopo. Si presta veramente benissimo, e per cui secondo me è veramente una gioia anche per un artista poter anche calcare un palco così, insomma. Ed è una gioia anche per noi dare agli artisti questa possibilità, naturalmente. Una grande cosa, assolutamente. Sì. Secondo te il rapporto tra musiche e nuove tecnologie è possibile? Beh, è possibile, inevitabile. Parla dell'iPod, dell'iPhone, di quant'altro. Sì, è sicuramente possibile, è anche inevitabile, perché ormai, voglio dire, ci siamo dentro queste nuove tecnologie, per cui dobbiamo assolutamente sposarle e diciamo sfruttarle al massimo. Secondo me si sono aperti degli scenari veramente anche molto belli, proprio per la musica indipendente, che prima magari non aveva spazio. Adesso col web, con i social network, un progetto, se è valido, di qualità, ha la possibilità veramente di arrivare a un sacco di gente, bypassando dei canali che prima non si potevano saltare, come quelli delle major, come quelli delle grandi emittenti radiofoniche. Uno ha potenzialmente la possibilità di arrivare ovunque solo con il suo lavoro, e questa è anche una grandissima cosa. E poi comunque la possibilità delle persone di avere, diciamo, in tempo zero la musica, no? Certo, quindi un rapporto positivo, musica, sì, nuove, sì, tecnologie, sì, assolutamente. Ottimo, ti ringrazio Giovanni per essere stato qui con noi, grazie da parte nostra. Grazie a voi. Sono qui in compagnia di Amelie, presentiamo il suo nuovo album dal titolo appunto Amelie e chiediamo all'artista di presentarcelo. Dunque, questo disco è uscito ufficialmente nell'ottobre 2010, abbiamo fatto una presentazione ufficiale a Milano, è andata bene perché abbiamo avuto 200 persone di pubblico, però in realtà ufficialmente è uscito poi a marzo, perché a marzo l'abbiamo reso disponibile su iTunes, esatto, e quindi è assolutamente scaricabile anche da lì. È un album in cui ho voluto racchiudere un po' tutta la mia personalità, e devo dire che in questo mi ha aiutato tanto il mio produttore Giovanni Rosina, che mi ha aiutato proprio a tirare fuori nei brani quelle che sono le atmosfere che caratterizzano poi me come artista e come persona. Per cui ci sono brani principalmente italiani, tutti italiani, 6 italiani e uno inglese, che è appunto Just For You. E ci sono atmosfere romantiche, intime, ma anche molto ironiche, frizzanti, come il singolo d'esordio Je suis Amelie, quindi c'è veramente un po' di tutto. E com'è il tuo favoloso mondo, per fare una citazione? Il favoloso mondo di Amelie lo potete scoprire acquistando il CD. Quindi... Giustamente, andate nei negozi o su no, iTunes. È un mondo un po' sognante da un lato, romantico, favolistico,
e dall'altro lato è un mondo molto pop, quindi molto frizzante, divertente. Ci sono brani come Cellophane e Je suis Amélie che sono molto molto ironici, e quindi ci sono questi due lati della medaglia di Amélie. Tu hai presentato sul nostro palco due brani molto soft, però prima mi dicevi che hai anche un'anima più ribelle. Parlaci un po' anche di questo. Sì, sono molto più che ribelle, un po' proprio pazza, nel senso pazzerella. Che un po' pazzerella. Questa Amélie. Sì, un po' pazzerella, e diciamo che il lato un po' ironico viene molto fuori nel singolo d'esordio, che è appunto Je suis Amélie, che è il singolo con cui ho presentato poi l'album. È girato molto nelle varie radio e ultimamente è stato anche trasmesso su Rai 1 in una rubrica musicale, il video, e una quindi diciamo insomma ha vinto anche diversi premi. Sì, è stato proprio diciamo il brano che mi ha dato la possibilità poi di far conoscere un po' questo progetto. E ora per il futuro, nuovi progetti? Beh, nuovi progetti, far conoscere comunque il più possibile la mia musica attraverso ancora i live, quindi dal 2012 ricominceremo con la stagione dei live, e in realtà ti dico che stiamo già lavorando sul prossimo album, quindi non ci fermiamo mai. Che non si mai. Sa ancora quando uscirà, non no, si possono fare anticipazioni. Stiamo cominciando proprio adesso a raccogliere materiale, non perché appunto io non sono completamente una cantautrice, scrivo anch'io, tipo passo e chiudo mia, però mi piace anche collaborare con degli autori che ritengo insomma idonei per il mio progetto, ecco. Ti ringrazio Amélie per essere stata con noi. Grazie mille. Ti faccio i migliori auguri per la tua carriera. Grazie. Ed ora